Amici sportivi di CTS Azzurra Channel, ben ritrovati da Lorenzo Anfuso al Palamangano, 29esima giornata del campionato di Serie B, girone C, tra l'Aquila Palermo di coach Giulio Catucci, quarta forza del campionato che deve blindare i playoff, sì, quarto posto sicuramente dal ritorno di Scauri, quinta, è fondamentale farlo perché il quarto e quinto cambia tutto il mondo, tutta la vita, ci si gioca il fattore campo nel primo turno. È l'oasi di Cufra Fondi di coach Francesco Di Fazio, attualmente ultima del girone C, che però ha la speranza, facendo due buone partite qui a Palermo e poi in casa settimana prossima, per piazzarsi al meglio nei play-out. Tutto pronto? Al Palamangano sul parquet, dunque i due quintetti vi possiamo già dare. Allora partiamo da Fondi in tenuta blu con bordature rosse, il numero 6 Gaetano Pietrosanto, il numero 7 Giuseppe Romano, anche capitano, il numero 14 Igor Biordi. Sto pronto intanto per la palla 2, i due arbitri Dario Lombardo e Giuseppe Giordano, Antonio Giuseppe Giordano, partita adesso la gara con Fondi che per concludere mette in campo il numero 12 Antonello Lilliu. Quanto primo attacco di Aquila Palermo con Federico Rechena, rubata, e allora riparte Fondi ancora con proprio il movimento nel pitturato da parte di Igor Biordi. Mancava ancora da dirvi di Fondi, qui abbiamo difficoltà anche a vedere le magliette, con Federico Rechena che tira da tre, il rimbalzo di Diemidio, forse anche con un fallo, recupera però Fondi. E allora muove palla il numero 8 Dario Cappiello. Aquila Palermo che si presenta in campo con il numero 3 Federico Recani, il numero 5 Alessandro Azzaro, il numero 12 Daniele Merletto, il numero 13 Edoardo Diemidio. Tentativo ancora da 3 che gli dei del basket non accolgono, e allora riparte Aquila Palermo con il suo capitano Marcello Cozzoli. Rechena si muove ancora fuori e Diemidio dal perimetro, Diemidio fa saltare, prende un buon fallo, il fallo è del numero 6 Gaetano Pietrosanto, che poi va a chiedere subito scusa a Edoardo Diemidio, finito fuori campo tra i cartelloni pubblicitari. E dunque prima occasione dopo un minuto e 6 secondi di muovere il tabellone 0-0, però c'è Edoardo Diemidio dai liberi, il primo messo, e allora vantaggio Aquila. Non c'è in campo dal primo minuto Riccardo Antonelli, qualche guaio per lui muscolare alla schiena, Diemidio mette il secondo 2 su 2 per aprire questa 29esima giornata del campionato di Serie B, penultima della stagione regolare. Rubata di Marcello Cozzoli che va per Aquila in attacco, ancora risemina tutti, semina il panico, poteva aprire per Merletto che prende il suo tempo, ha 19 secondi per attaccare, lo fa molto bene, grande rubata da parte di Marcello Cozzoli. E qui coach Gianluca Tucci chiedeva probabilmente al suo capitano di andare fino in fondo anche per cercare forse il fallo, ha trovato strada chiusa, ha preferito cambiare lato, ma è una cattiva scelta, forse l'allenatore di Aquila Palermo voleva che il suo giocatore andasse anche a prendersi un contatto. È proprio Cozzoli ad eseguire questa rimessa laterale, si muove Azzaro fuori dal perimetro, ancora per Merletto, taglia sul fondo Edoardo Diemidio, Merletto tra le gambe, cerca un passaggio, lo trova in Cozzoli, ancora una finta di Marcello Cozzoli che fa tutto molto bene e molto ma molto velocemente, mette due punti in sospensione dalla media per il 4-0 di Aquila Palermo. Il palleggio ancora da parte di Romano, deve rispondere Fondi in qualche modo, ancora Diemidio, una mismatch con Pietrosanto, va cortissimo il rimbalzo catturato da Biordi che alza ancora palla, arriva Azzaro, sistema tutto e Aquila recupera con Diemidio, ripartire Merletto, ancora Merletto fino in fondo, ancora cambiato per Cozzoli che si alza da tre, arma il braccio, Marcello Cozzoli va vicinissimo alla tripla, la prima della sua gara, però il ferro e gli dei del basket gliela sputano fuori. Ancora palla sul vertice sinistro, fallo di Federico Rechena proprio su Giuseppe Romano. E allora primo fischio anche contro i biancorossi di coach Gianluca Tucci. Il palleggio, tentativo dalla grande distanza anche marcato, bello il rimbalzo qui, molto importante da parte di Igor Biordi per i primi due di Fondi in questo pomeriggio del Palamangano. Merletto
Azzaro il consegnato per il play. Cozzoli sulla sua diagonale, Requena, gran passaggio schiacciato, difesa di Requena, Marcello Cozzoli ha fortuna, ruba ancora Cozzoli, magata del capitano di Aquila, ancora Cozzoli ha spazio da dare per i suoi, grande recupero, Cozzoli per Requena, si rinnova, Requena appoggia al ferro e due belle costruzioni di Aquila. Prima non era stata molto fortunata la squadra di Tucci con Cozzoli che aveva fatto tutto bene dopo il grandissimo passaggio schiacciato di Federico Requena. Qui Cozzoli ha ricambiato il favore per il numero 3 con la barba, tentativo da tre di fondi, tanto spazio, non riesce però a trovare fortuna. Allora Merletto che va in piena transizione, poi interrompe la sua corsa, fa sistemare i suoi, sfrutta un blocco di Requena, attacca ancora la difesa, palla per Requena, si può andare in angolo anche da Cozzoli, anzi da Azzaro, si apre Azzaro del tiro da tre, solo rete, prima tripla di questa gara. Adesso Aquila scappa via 9-2 quando mancano 6 minuti e 25 secondi alla fine del primo quarto. Ancora Fondi che prova ad attaccare in qualche modo, Romano interrompe dalla media, cerca di appoggiarsi ma non è una soluzione che trova fortuna. E allora Cozzoli ancora per Requena, stesso movimento di poc'anzi, però si chiude bene qui Fondi a zona, Requena fa tutto da solo, Azzaro poi cerca di intervenire su questa palla, la tocca sì ma sul fondo e quindi palla persa, recupero per Fondi, tentativo in realtà di rimbalzo, non è necessariamente una palla persa per i biancorossi che devono portare a casa questi due punti che blinderebbero ovviamente il quarto posto fondamentale per giocarsi il quarto di finale playoff con il fattore campo a favore. Si apre ancora da fuori con la tripla tentata da Antonello Lilliu, Di Emidio riparte, 4 contro 2, Azzaro va ad appoggiare, Fondi è completamente scordinata nella posizione del campo, non seguono i compagni, poi il ritorno in difesa, Aquila ha tanto campo da attaccare, lo fa molto bene, ancora dalla media, qui provano i singoli di Fondi ma non è assolutamente un buon inizio per l'ultima in classifica in questa 29esima giornata del Palamangano. Requena, il suo fisico, la sua forza, mette altri due punti e ovviamente Fondi va correndo ai ripari. Time out sul 13-2 per Aquila Palermo quando sono passati neanche 5 minuti in questo primo quarto della 29esima giornata del campionato di Serie B, girone C. Rientrano in campo le due squadre con Fondi che deve darsi una svegliata difficile. Merletto ruba palla, non è il miglior modo per rientrare da un time out. In qualche modo Fondi però riesce a evitare la frittata. E allora ancora Lilliu, il fallo, non ha fortuna. Sarebbe servito anche psicologicamente alla squadra di coach Di Fazio. Dai liberi però il silenzio del Palamangano. Mette il primo dei due liberi. ...13-3... Mette anche il secondo Antonello Lilliu e allora in qualche modo Fondi si muove, muove soprattutto il suo tabellone.
di Emidio. Si muove Rekhen, la palla per lui, ha tanto spazio, decide di attaccare ancora, si rifugia in corso, in angolo per Merletto, da tre, non lo mette, un po' laterale questa soluzione di Daniele Merletto, sempre molto preciso. Qui Fondi, Rekhen alza le braccione, in qualche modo Cozzo li cerca di spingere fuori come se fosse, non so, un incontro nel rettangolo, ma c'è la gran tripla con i complimenti di Marcello Cozzoli da parte di Antonello Lillio. Sembrava una lotta di sumo quella di Marcello Cozzoli. Di Emidio attacca ancora, c'è il fallo del numero 23, ne è entrato Angelo Luzza, quindi secondo fallo anche per gli ospiti di squadra. Con Marcello Cozzoli pronto ad eseguire la rimessa. Azzaro per Merletto. Merletto prova da casa sua! La tripla di Daniele Merletto, la prima della sua gara dopo quella tentata qualche istante fa. Questa va a segno, 16-17. Qui Azzaro probabilmente tocca la palla, era quasi persa, mancano 13 secondi. Prova anche da casa sua. Lo stesso Lilliu, ma non ha la fortuna che ha avuto Daniele Merletto poc'anzi, anche il braccio. Marcello Cozzoli, c'è il fallo ancora una volta da parte di Angelo Luzza, dovrebbe essere il secondo nello spazio di appena un minuto. Infatti anche dalla panchina dicono al ragazzo, insomma, di guardare la palla. Merletto, soluzione dalla linea di fondo. Di Emidio per Merletto, ancora il palleggio, Rekhena, blocco è per Di Emidio, la palla è per lui, Di Emidio sottiene di fondo, Azzaro, il fallo in attacco forse? Sì, ha spostato troppo l'avversario, era una buona scelta quella di bloccare proprio per il compagno, però blocco che è stato troppo energico. Secondo il duo arbitrale, ricordiamo Dario Lombardo e Antonio Giuseppe Giordano per questa gara. 16-17, con Aquila che allunga tanto la difesa. Romano, palleggio difficoltoso contro Rekhena, non gli dà spazio. Romano cerca in qualche modo il compagno, trova ancora il palleggio da parte di Cappiello, va in aria, prende rimbalzo, cerca un contatto che però gli arbitri non arrivano, il tiro sui 24 secondi non è arrivato e allora palla persa, buona difesa qui di Aquila Palermo con Fondi che in qualche modo cerca di attaccare, non lo fa sicuramente con rigore e precisione. Merletto isolato, si va da Cozzoli, si muove Azzaro, la palla per Rekhena, consiglio per Cozzoli che si alza da tre, Marcello Cozzoli, solo rete, altra bomba del capitano, gli applausi del Palamagno. 19-7, mancano 3 minuti alla fine del primo quarto. Qui è ancora a rischio di palla persa sulla linea di fondo, la linea di laterale balla Lilliu. Prova in qualche modo Luzza, ma è un airball clamoroso. Di Emidio, transizione Di Emidio fino in fondo, ma Fondi non può assolutamente difendere in questa maniera. Hanno praticamente guardato, era una semi-transizione neanche tanto veloce per Edoardo Di Emidio. Fondi evidentemente dimostra le sue lacune, quelle dell'ultima in classifica. 21-7 Aquila. Ricordiamo che la formula prevedeva una retrocessione diretta e una retrocessione dai play-out con l'esclusione di Napoli. Qui magata di Di Emidio che in qualche modo poi non riesce ad arrivare a Cozzoli, però anche Fondi aveva perso la possibilità di recuperare palla. Due cambi per i due allenatori, pronto a entrare Emanuele Urbani. Intanto Tucci richiamasse Merletto per dire due paroline. Cambio anche per Fondi, esce il numero 8 Cappiello, entra il 10 Myers, Joel Myers, fuori Alessandro Azzaro per i biancorossi. Dicevamo, con l'esclusione di Napoli è stata evidentemente tolta la retrocessione diretta, adesso le ultime 4 si giocheranno le due posizioni che materialmente valgono la salvezza con i play-out. Chi perde è in C. Cozzoli per Merletto, la palla è per Urbani nel cuore del pitturato. Urbani si è fatto vedere, il 5 col compagno, primi due punti per il rientrato. Emanuele Urbani, quelli del 23-7, 1 minuto e 44 alla fine del primo quarto, un primo quarto che ha avuto un indirizzo palese e chiaro.
qui recupera ancora Aquila con Di Emidio che fa partire Cozzoli, Cozzoli fino in fondo appoggia ancora al ferro e Romano sconsolato non riesce neanche a rialzare il pallone e Aquila ovviamente sta addentando la partita come normale che debba essere. Pronto anche a entrare Bruno Ndomenghe, cambio per Daniele Merletto, applausi per lui, buone scelte di tiro. Però insomma tutto troppo facile per Aquila Palermo in questo primo quarto, d'altronde lo dicevamo, la classifica è palese. Myers si va ancora da Romano, mette in movimento Lilliu, Di Emidio e Urbani, si apre per Luzza, poi Myers che tenta la tripla, non va a segno, rimbalzo di Di Emidio, manca un minuto e 12 secondi alla fine del primo quarto. Di Emidio attende l'arrivo di Rechena, Rechena attacca lui tutto quanto, Rechena, grande forza, determinazione di questo 4 dalla grande fisicità e anche l'ottimo tiro. 27-7 più 20, poi tentativo di tripla da parte di Myers, no di Romano scusate, stilisticamente anche rivedibile. Ndomenghe, il palleggio, per fortuna da solo, si va da Cozzoli, torna per Urbani, qui si dispera Cozzoli, chiede scusa al compagno perché il passaggio voleva essere molto repentino ma non è stato troppo preciso e allora palla persa. 40 secondi alla fine del primo quarto, con Fondi che prova a fare qualcosa, a mettere in cascina almeno qualche punto, palla persa, Cozzoli fino in fondo, il fallo evidente, anche giusto da parte di Myers che non poteva concedere un'altra, un altro contropiede facile ai ragazzi di Tucci, presidente Rappa che va personalmente a recuperare palla e a dare una pacca sulla spalle a Emanuele Urbani. Di Emidio chiama il gioco, vedremo se Aquila giocherà con rapidità. Cozzoli, si muove Ndomenghe, grande taglio dal fondo, la palla è per lui, attacca ancora, deve interrompere il palleggio, Rechena ancora da Ndomenghe, attacco difficoltoso, Ndomenghe prova a risolverla, il rimbalzo è di Di Emidio e altri 14 per Aquila, sono gli ultimi perché mancano 10 secondi, chiamano dalla panchina anche il tempo, 7 secondi, 6 secondi, 5 secondi, Di Emidio per Cozzoli che si alza da 3 un po' laterale, qui Fondi deve provare a tirare con Myers, non è arrivato il tiro, caricato anche troppo, finisce oltre ma era finito il tempo e quindi 27-7 il primo quarto per Aquila Palermo su Osi di Cufre Fondi. Squadre nuovamente in campo per i secondi 10 minuti di questa 29esima giornata del campionato di Serie B tra Aquila Palermo e Osi di Cufra Fondi. È la penultima gara della stagione regolare, l'ultima casalinga di Aquila Palermo prima dell'inizio dei playoff che vedranno i biancorossi tra i protagonisti. Quarta forza attuale del campionato. Stoppata di Riccardo Antonelli che apre così la sua gara. C'era mancato Riccardo Antonelli, Ndomenghe fino in fondo, Azzari in aiuto. 29-7. E questa è la prima giocata di Riccardo Antonelli nella sua gara, una stoppata così per gradire dal re delle stoppate del girone C, il miglior difensore statisticamente. Attacco ancora da parte di Di Manno, anche lui ne è entrato per Fondi. Tentativo da fuori da tre, non va a segno, anche sfortunato in realtà Fondi perché questa era una buona costruzione proprio con Davide Di Manno. Antonelli, spalla canestro, si gira, cerca un compagno a cui passare la sfera. Lo troviamo Ndomenghe, poi bloccone di Antonelli. Di Emidio, Urbani. Squadra leggermente lunga da partire qui da Palermo con Antonelli, Azzaro, Urbani, Ndomenghe. Il solo Di Emidio che ora tenta da tre. Non va, non c'è per l'infrazione di 24 perché Emilio è riuscito a tirare prima. E allora altri 14 per Aquila. Urbani, Fondi non riesce ad accoppiarsi quando si tratta di difendere. E allora 31-7 per Aquila Palermo. Di Manno. Quintetto davvero lungo quello messo in campo in questo frangente da Gianluca Tucci, che vuole ovviamente cercare di chiudere la pratica anche insomma prima che possa. Da tre entra e allora i re del basket tifano Fondi per
un'azione era da due solamente, quindi probabilmente è per questo che è stata accolta la preghiera. E allora 31-9, palla che si è alzata dal ferro ed è caduta dentro il cesto. Urbani, Antonelli, Ondomenghe, tutto il fronte offensivo. Ondomenghe prova ad attaccare, prende il fallo ed è il terzo, se non andiamo errati, per Luzza, che ha chiaramente detto all'arbitro no. Il cambio è pronto, deve uscire proprio Luzza perché ha il terzo fallo. E rientra dunque Capitan Giuseppe Romano per Fondi. Arrabbiato ovviamente il ragazzo, è un fischio che non c'era secondo lui. Antonelli, 31-9. Di Emilio chiama il gioco, si va da Ondomenghe. Urbani ancora per Di Emilio. Il blocco di Antonelli che sposta letteralmente ancora Cappiello. Di Emilio si appoggia. Antonelli ruba la merenda. Azzaro ancora. Qui sembrava più una giocata di pallavolo tra le due squadre. Il duo arbitrale dice Fondi. Con un fischio, Ondomenghe fallo, probabilmente anche evitabile. Non è... era tornata repentinamente Aquila Palermo in difesa. E allora primo fallo anche in questo secondo quarto per i biancorossi. Azzaro contro Romano. Azzaro gioca bene con i piedi, non concedendo campo all'avversario. Myers in allontanamento, bel tiro, peccato un po' corto. E allora di Emidio che va in transizione fino in fondo. Di Emidio, gran giocata offensiva, grande scelta, anche perché era andato poi a discutersela contro un difensore sicuramente più grosso di lui. Il fallo è di Emidio, che non era perfettamente con i piedi fermi a terra, dunque giusto fischio anche in questa casa arbitrale. Poc'anzi però Di Emidio, con grande orgoglio e grande coraggio, su Gaetano Pietrosanto, non esattamente della sua stessa stazza. Le urla di coach Tucci. Si deve pulire il campo. E allora cronometro fermo sul 33-9, 7 minuti e 15 secondi all'intervallo lungo di una gara che Aquila Palermo dalle prime battute sembra poter portare via in controllo. Romano ancora per Pietro Santo, il palleggio e il passaggio per Cappiello chiuso, la palla è persa, si è palleggiato probabilmente su un piede proprio Cappiello, Dario Cappiello, e quindi palla persa ancora per Fondi, l'ennesima di questi primi 13 minuti di gara. Di Emidio muove palla, si fa vedere Urbani, il taglio di Azzaro che riceve palla proprio dalla media, bella scelta qui di Azzaro. Antonelli ancora rimbalzo, domina lui il pitturato, altri due punti, 35-9. Evidentemente paga la scelta chiaramente di coach Tucci, anche fisicamente, di mettere in campo questo quintetto in questo momento della gara. Romano contro Azzaro, Romano non riesce ad andare ancora a canestro. Di Emilio, Azzaro chiede palla, servito con gli effetti speciali che non riescono. Antonelli ruba palla proprio a Cappiello, e allora altra possibilità per Aquila che ha 10 secondi per chiudere questa azione. Azzaro consigliato per Di Emilio, si muove Ondomenghe, la palla è per lui, mancano 3 secondi, 2 secondi, Antonelli deve tirare in allontanamento. Urbani, Fondi neanche combatte al rimbalzo. Allora terza possibilità per Aquila Palermo. Di Emidio, Ondomenghe, tanto spazio, extra pass, ancora zero per Ondomenghe. Urbani dalla media non lo mette, e qui sì arriva il rimbalzo da parte di Di Manno, e Fondi che può finalmente attaccare. Myers, Antonelli sporca, ancora un passaggio, Romano perde il contatto col parquet. Antonelli qui ruba palla proprio strappandola, e Di Manno si lamenta con l'arbitro, che insomma, anche giustamente chiude un po' l'orecchio, perché Fondi sta subendo un pesante passivo, è normale anche un po' di frustrazione. Allora buona scelta da parte dei due arbitri. Myers nel traffico, apre per Di Manno che mette la tripla, bella scelta qui, gli applausi anche sportivi
del palazzetto. Allora Di Midio, Urbani, Merletto pronto a rientrare, Azzaro, siamo dall'altro lato del campo, ribaltamento per Domenghe che attacca linea di fondo, il fallo è della difesa, è di Di Manno che come in precedenza era accaduto a Di Midio non aveva probabilmente i piedi perfettamente a terra. E allora fischio, esce Edoardo Di Midio, buon stralcio di partita per lui, rientra Daniele Merletto, cambio tra play in questo quintetto. Merletto, si muove Urbani, la palla è per lui, Ondomeng è fuori dal perimetro, la palla torna tra le mani educatissime di Daniele Merletto. Urbani schiacciato per Antonelli, qui buona difesa di Fondi che riparte con Romano fino in fondo contro Azzaro, Azzaro fa fallo, Azzaro fa fallo, gli arbitri, uno dei due arbitri cerca addirittura di, qui ancora il presidente Rappa che vada ad alzare un avversario, ovviamente grande sportività neanche a dirlo, parliamo di pallacanestro non di altri sport. E allora Romano che andrà dai liberi dopo questo fallo di Azzaro che insomma ha evidentemente cercato di ostacolare in maniera non regolare il terzo tempo del capitano di Fondi. 35-12, il primo non va, presidente Rappa che molto attentamente agli sponsor rimette a posto i cartelloni, il secondo va e quindi 35-13 per Romano. Ondomenghe, Azzaro, Merletto, si muove Urbani che blocca per Antonelli, l'uscita fuori dal perimetro, Antonelli trova Urbani con un bel passaggio, da tre Urbani, Ondomenghe per Di Midio, per Merletto ovviamente, scusate, che chiama il gioco. Azzaro, consegnato per Merletto, si muove Urbani nel lato debole, Ondomenghe, schiacciata terra per Antonelli, la finta di andare, bella qui la chiusura da parte proprio di Pietro Santo che ha chiuso la porta in faccia a Antonelli. Maier, secondo Merletto, gambe più veloci quelle di Merletto, buona l'uscita, pesta la linea, ma non è, arriva il canestro. E allora sempre 35-13, quando mancano 4 minuti e 30 secondi all'intervallo. Ondomenghe, Urbani, tanto spazio, ci riprova, non la mette, Azzaro prova a fare una magata, ci riesce, Alessandro Azzaro in qualche modo è riuscito a far sbattere la palla sul piede di Romano, la palla addirittura non è finita come avrebbe sperato Azzaro, rimessa laterale ancora meglio, rimessa al fondo, cambi per Aquila Palermo, buona parte di gara di Riccardo Antonelli, anzi ottima dopo i guai alla schiena, anche per Urbani, cambi, entrano, rientrano in campo, anzi Marcello Cozzoli e Federico Rechena, proprio Cozzoli si muove, il cambio è per Azzaro, che elude la marcatura e affida a Merletto, senza guardare per Cozzoli, per Azzaro ancora, nel traffico, Cozzoli da tre mani in faccia, si appoggia con il vetro, Rechena rimbalzone, Cozzoli prova a rubare l'ennesima palla, in qualche modo il fallo è di Azzaro, il fallo è di Azzaro, così fischia l'arbitro. Quarto fallo per Aquila Palermo, il terzo per Alessandro Azzaro, segna il tavolo. E quindi adesso ho raggiunto il bonus per Aquila Palermo. Romano, Rechena, tocca probabilmente non passi di Romano, che accetta malvolentieri la scelta, ma insomma non se ne lamenta ovviamente, per evitare anche di incappare in qualche altra sanzione. Giuseppe Romano, palla persa, 35-13 quando mancano 3 minuti e 49 secondi alla sosta di un quarto d'ora. Rechena per Cozzoli, palleggia ancora, si apre per Merletto, bella costruzione di Aquila che non si chiude come avrebbero voluto tutti. Azzaro fallo, ed è il quarto fallo di Alessandro Azzaro. E la gara di Azzaro qui probabilmente... No, il fallo è stato fischiato al contrario. Sì. Fallo in difesa, allora. Abbiamo visto male noi. Sì, terzo fallo di squadra per Fondi e quindi si ripartirà da una rimessa dal fondo per Marcello Cozzoli. E 24 secondi per Aquila. Azzaro, Merletto... Si muove Cozzoli non marcato, extra pass per Merletto, ancora per Rechena, cerca l'apertura, Azzaro,
fino in fondo col fallo, voleva anche il potenziale gioco da tre punti, guadagna comunque due giri in lunetta e anche il bonus esaurito da Fondi. 4 per parte quando mancano 3:27. Adesso ogni fischio arbitrale contro uno dei giocatori in campo significherà tiri liberi. Azzaro mette il primo, 36-13. Come sopra Alessandro Azzaro, 2 su 2 per lui, 37-13. Con Fondi che attacca, Lilliu, Merletto sporca. Sempre grande intensità quella che chiede coach Tucci alla difesa di Aquila Palermo. Lo sta facendo vedere anche in una situazione di punteggio chiaramente di grande vantaggio. E questo quello che deve fare Aquila, perché siamo troppo vicini ai playoff per cambiare mentalità. Adesso è sempre una gara da playoff, nonostante si tratti per Fondi ovviamente dell'ultima in classifica. Fallo di Merletto qui, e allora liberi per Romano. Secondo fallo peraltro per Daniele Merletto. Il primo entra, 37-14. E anche il secondo per Romano, 37-15. Aquila che adesso ovviamente sta, almeno offensivamente, rallentando un attimo il ritmo. Cozzoli per Azzaro, linea di fondo di Alessandro Azzaro, grande linea di fondo di Alessandro Azzaro, che vuole appoggiare a tutti i due punti. Time out chiamato da Fondi sul 39-15 quando mancano 2 minuti e 54 secondi all'intervallo lungo. La gara dopo il time out, sporcata, quindi nuova rimessa dal fondo per Fondi, scusando sempre il gioco di parole. Romano contro Rechena, prova anche a mettere un po' di ritmo la squadra ospite quest'oggi. Cozzoli recupera e in semitransizione affida Daniele Merletto, c'è un Domenica accanto, la palla è per lui, si muove anche Azzaro nel pitturato. Rechena, extra press per Cozzoli, che pensa per un attimo al tiro, poi attacca. Il fallo in attacco di Marcello Cozzoli, che dà la mano all'arbitro, accetta il fischio. Romano ha difeso, si è preso un fallo e si prende anche i due liberi. Pronto a entrare anche Nicola Giardina, non rimessa dal fondo ovviamente, fallo in attacco. Esce Azzaro, entra Giardina. Applausi per il giovane palermitano di casa Aquila, uno degli elementi delle giovanili biancorosse. Vedremo cosa saprà fare. Va a prendere intanto la pratica Romano, Giardina in difesa. Palla per Myers.
tentativo dalla media che va a segno da parte di Lilliu. Fondi risponde in qualche modo, 39-17, sempre grande vantaggio di Aquila ovviamente. Cozzoli, Requena si muove, disegna una linea retta Federico Requena, così come il suo tiro direttamente va a finire nella retina per la tripla del 42-17 a due minuti dall'intervallo. Ondomenghe sporca e ruba insieme a Requena, parte Cozzoli, Marcello Cozzoli fino in fondo, appoggia al vetro, altri due punti, 44-17. Tante le rubate di Aquila in questa prima parte di gara. Myers, il palleggio contro Merletto, strada chiusa, si va ancora da Lilliu. Tentativo di tiro da tre di Lilliu che va a segno, gran tripla, gran tripla. Questa sì, applausi anche dal pubblico biancorosso. 44-20. Giardina! Gli applausi di tutto il Pallavolo per Nicola Giardina, che mette altri due punti. Aveva già fatto siglare a livello di referto in Serie B in questa stagione, e quindi un altro punto da ricordare per Nicola Giardina, che qua ruba fallo in attacco, fischiato con un po' di ritardo in realtà, perché il contatto era stato su Merletto, sì, e poi è arrivato il fischio però leggermente dopo, quando Merletto aveva già rubato palla. 46-20, un minuto alla fine di questo secondo quarto. Merletto, Requena in angolo, si va da Ondomenghe, la palla è per Merletto. Cozzoli avrebbe anche spazio per tirare una volta ricevuta palla, doppio pick and roll. Cozzoli per Requena, tanto spazio da tre, Requena va corto, Giardina con rimbalzo per Merletto, che pensa per un attimo al tiro, ma saggiamente, sapendo di avere ancora 14 secondi, aspetta. Merletto alza, la palla però è per Fondi con Giardina che tenta in qualche modo di disturbare e recuperare palla. Mancano 27 secondi, ancora due possessi in questo secondo quarto. Lilliu che in qualche modo ha svegliato Fondi, portandola a 20 quantomeno. Lilliu ancora, forse voleva un fallo. Cozzoli a campo aperto, la palla è per lui, però Fondi dorme quando si tratta di rientrare. Cozzoli non ha fortuna. Giardina, il rimbalzo fuori per Cozzoli, da tre, piedi per terra. Marcello Cozzoli, la tripla. Manca un secondo, prova Fondi da metà campo, non va, finisce qui con questa tripla di Marcello Cozzoli dopo il buon rimbalzo di Nicola Giardina. Il primo tempo di questa 29esima giornata tra Aquila Palermo e Osi di Cufra Fondi, 49-20. Il vantaggio dei biancorossi. Si riparte dopo l'intervallo per questa 29esima giornata del campionato di Serie B, girone C tra Aquila Palermo e Oasi di Cufra Fondi. Il primo tempo ha detto 49 Aquila, 20 Fondi, grande vantaggio da parte dei biancorossi, tutto da amministrare in questo secondo tempo. Merletto, prima azione offensiva che Daniele Merletto conclude con una tripla corta. Cozzoli salva e regala altri 14 secondi ai suoi. Cozzoli dal palleggio fino in fondo, va per le terre, non c'è il fallo. Riparte Fondi con Lilliu, Requena contro Lilliu, lo porta esternamente, però c'è un gran canestro da parte del numero 12 che porta 22 i punti di Fondi. Requena per Merletto, si va da Antonelli che si gira sfruttando la linea di fondo, apre per Cozzoli, tanto spazio, Marcello Cozzoli, la bomba del capitano per il 52-22, più 30 Aquila adesso. La palla è per Di Marzo, adesso Luzza rientrato con tre falli. Lilliu fino in fondo, Antonelli disturba e poi guadagna il rimbalzo. Merletto
Riparta Aquila, Cozzoli velocemente, si va di Emilio, è entrato in campo, la palla per Antonelli, fuori dal perimetro Merletto, lo scambio per Rechena, gran giro palla di Aquila, di Emilio, senza guardare per Merletto che si alza da tre, grande costruzione di Aquila che mette due bombe di fila e scappa via, 55-22. Fondi, adesso squadre molto molto allungate se fossimo a calcio. Liliu dal palleggio, Cozzoli difende bene col corpo, palla dentro, si sono scordati di Angelo Luzza, Antonelli chiede scusa, l'uomo era il suo. E allora due punti per Fondi, 55-24. Di Emidio taglia campo Cozzoli, la palla per Rechena che si alza da tre, sistema la retina ma non mette i tre punti. Il rimbalzo di Emidio che col palleggio esce fuori dal traffico. Merletto per Antonelli, passaggio per Cozzoli che sfrutta di fondo, poi interrompe dalla distanza, lo mette Marcello Cozzoli, gran tiro dalla media. Ma pensavo che 5-7-2-4, grande inizio offensivo di Aquila in questo terzo periodo. Qui Cappiello perde contatto col parco, Antonelli vola per prendere questo rimbalzo e fa ripartire i suoi. Marcello Cozzoli dal palleggio per Merletto, semi transizione, Antonelli cambia per Dimidio che può attaccare. Dimidio, Merletto, ancora apertura per il numero 13 di Aquila che in qualche modo con un controllo del corpo che ovviamente gli è amico, ma il tiro non va. Merletto sporca e ruba palla per Rappa, il presidente di Aquila Palermo, che fuori riguadagna. La rimessa però è per Fondi perché ovviamente il prezzo si trova fuori dal campo. Soluzione veloce per il Liu e poi il rimbalzo ancora, Cozzoli commette fallo, se ne autoaccusa immediatamente. Qui è stata buona la finta proprio di Lilliu, Cozzoli ha commesso fallo, primo fallo, secondo per Marcello Cozzoli. Cappiello, il palleggio contro Merletto, ancora per Luzza che mette il canestro con il fallo. Fondi fa vedere qualcosa in questo inizio di terzo quarto, se non altro come determinazione. I compagni guadagnano immediatamente la propria metà campo lasciando l'incombenza a Luzza. Questa ovviamente è una concessione di responsabilità importante che Luzza non tradisce. E allora gioco da tre punti, torna sul meno 30 Fondi. Merletto parla alla difesa di Fondi molto bene, di Emidio, blocco di Antonelli, di Emidio può aprirsi per Rechena, scontro in tangenziale, poi però Fondi recupera palla, ancora il palleggio, Merletto contro Lillio, appoggia al vetro, due bellissimi punti per Fondi. E allora 57-29, prosegue il buon momento della squadra ospite. Cozzoli dopo le due triple di fila ovviamente di Aquila Palermo, Rechena dentro per Cozzoli, buon passaggio, bel giro palla Antonelli ma non c'è nessuno, l'arbitro ha colpito e la palla continua ad andare. Lilliu da tre, qui scelta rivedibile anche da parte del numero 12 che poteva tranquillamente andare fino in fondo e dare altri due punti a Fondi con l'assist tra l'altro dell'arbitro, sarebbe stato qualcosa di davvero singolare. Cozzoli per Di Emidio, Antonelli, Rechena, un'appoggiata per Di Emidio, poi balla e in no look da Merletto, dall'angolo Daniele Merletto. Cozzoli commette fallo, attenzione perché è il terzo fischio contro il capitano di Aquila Palermo, vediamo se è così, la precedente segnalazione del tavolo aveva detto due e infatti è il terzo fischio contro Cozzoli. Situazione dunque da attenzionare, quella dei falli del numero 7 biancorosso. 5-7-29, mancano 5-42. Lilliu chiede palla, si sbraccia, stoppata di Antonelli, questa è una stoppata che va referta, un'altra, la seconda di questa gara. Cozzoli da tre in maniera molto ma molto ma molto ignorante ma anche molto ma molto precisa, Marcello Cozzoli per un'altra tripla, 60-29. C'era tanto spazio da attaccare, Antonelli ruba e ancora Aquila, di Emidio fino in fondo, altri due punti di Aquila Palermo e scappa via ancora la squadra di Tucci, 6-2, 2-9. Cinque minuti, 11 secondi, si prepara anche un Domenghe.
terzo fischio per Daniele Merletto, terzo fallo anche per lui. È pronto un cambio, staremo a vedere chi uscirà. Pronto sembra di Emilio Noe, Merletto che guadagna la panchina. E Fondi che riparte. Lilliu che è un po' sicuramente il giocatore che sta trascinando in qualche modo Fondi, cerca di farlo fuori dalle sabbie mobili. Sicuramente questa non è la maniera migliore, gliel'abbiamo anche un po' chiamata. Palleggio sbagliato e palla persa. Pronti due cambi per Fondi. Escono il numero 20 di Marzo e il numero 12 appunto di Liu. Rientrano in campo Joel Myers e il numero 14 Igor Biordi. Sempre 62-29 quando mancano 5 minuti alla fine del terzo quarto. Cozzoli, Ondomenghe. Il palleggio si va da Antonelli, fuori per Ondomenghe, Recchiani in angolo, il palleggio è ancora fuori Ondomenghe, mancano 11 secondi, Di Emidio chiede palla a Recchiani nel pitturato, non servito, Di Emidio vuol far tutto da solo, Di Emidio col fallo, saranno due liberi. Scelta personale qui da parte di Edoardo Di Emidio, che ha visto i compagni ben marcati, Recchiani più volte aveva fatto vedere le mani proprio per chiedere un passaggio, non è arrivato, allora Di Emidio ha scelto di fare tutto da solo, buona idea, lo porta dalla lunetta. Il primo messo, 6-3, 2-9. E anche il secondo per Edoardo Di Emidio. Questo è il terzo quarto. Fondi riparte. Cozzoli in qualche modo mura questo possesso e poi Recchiani che cancella assolutamente con la sua mano Angelo Luzza. Ovviamente era un mismatch proprio per il numero 23 di Fondi. Recchiani ha tanto spazio, decide di tirare, non gli va bene. Antonelli l'ultimo tocco per blu, l'ultimo tocco è blu, l'abbiamo visto anche dalla nostra postazione, rimessa laterale. Cozzoli per Di Emidio, ancora Cozzoli, Recchiani si fa vedere. Di Emidio alza fuori per Cozzoli, tanto spazio da tre, lo mette Marcello Cozzoli, altra bomba, altra tripla del capitano, 67-29. Myers, ancora Cozzoli ad attaccare, gli applausi di Federico Recchiani, molto preciso Marcello Cozzoli dal perimetro, è il punto numero 23 della sua gara, bellissima partita da parte di Marcello Cozzoli, soprattutto al tiro e anche in diverse situazioni di contropiede che abbiamo visto nella prima parte di gara. Myers si fa vedere ancora Pietro Santo, poi Biordi, Antonelli, cancellato questo volo, è la terza stoppata di Riccardo Antonelli, una sorta di muro, grande inverno, gelo al Palamanghero nonostante i 35 gradi di quest'oggi, primo caldo. Stai bloccato, è in parrucchieria, non ci rido, dai raga, non è problema. Fondi che ha due secondi per concludere l'azione, deve arrivare un tiro veloce, non un buon passaggio qui, non se ne sono accorti, non l'hanno neanche chiamato probabilmente, infrazione di 24, poco attenta Fondi, mancavano chiaramente due secondi alla fine del possesso dopo la stoppata di Antonelli, la terza di questa gara che va ad arricchire il suo bottino, lo vede primeggiare a livello di statistiche proprio sulle stoppate. Cozzoli, altra bomba, va lungo, Antonelli, Recchiani, altra possibilità per Aquila. Di Emidio parla Antonelli, il blocco di Recchiani, braccia alte, Di Emidio si apre per Antonelli, Cozzoli salva per Antonelli nel traffico, che passaggio per Recchiani, step back ancora con Recchiani che non riesce, qui Antonelli aveva fatto qualcosa di veramente spettacolare, ovviamente mi scuso per l'inglese non forbitissimo, step back, la P non si dovrebbe far sentire così tanto.
Peccato perché non ha sortito punti. 67-29, 3 minuti alla fine del terzo quarto. Myers contro Di Emilio, bella appoggio al vetro, non trova il canestro. Di Emilio riparte, Cozzoli cambia totalmente campo, poi dietro la schiena Antonelli salva. Di Emilio in angolo per Cozzoli, ancora per Antonelli che può provare anche da tre. Qui è un lancio, Antonelli chiede scusa a Requena, deve dosare il suo braccio ovviamente di una potenza inaudita. Passaggio troppo lungo e allora 67-29. Con Aquila che allunga la difesa, ruba palla, qui Fondi in confusione. Requena, il fallo è in attacco perché Requena era andato per qualcosa a metà tra un ingresso sicuramente in area, forse per cercare una delle sue schiacciate di potenza. L'ha capito molto intelligentemente il difensore di Fondi che ha preso uno sfondo. Pronto ad entrare Alzaro. Gli applausi della panchina per il caro Antonelli che, ricordiamo, la sua bellissima gara la sta facendo ancora non avendo recuperato al 100% da un problema alla schiena che lo ha letteralmente bloccato contro Isernia, dovendo addirittura fare degli esami ovviamente strumentali per capire il guaio. Fallo di Azzaro che poteva anche essere evitato. Arrivano anche i due punti per Azzaro, vediamo il fischio. Dovrebbe essere il quarto fallo, è così, quarto fallo per Alessandro Azzaro, che era stato appunto tenuto fuori per la sua situazione falli. Arriva subito il quarto fischio, che permette tra l'altro a Biordi di concludere il suo gioco da tre punti. 6-7-3-2. Requena, Cozzoli, ancora per Requena che ha tanto spazio, la zona di Fondi, Ondomenghe pestando la linea, sono due punti molto belli per Bruno Ondomenghe. 69-32, ha ovviamente lavorato in settimana coach Tucci proprio sull'attacco alla zona, qui buona soluzione. Cappiello, palleggio con Cozzoli e qui il passaggio è fantasioso, per non dire sicuramente insomma rivedibile, da parte di Cappiello che aveva trovato ZTL, strada chiusa, nel pitturato. Di Emilio per Requena, Cozzoli in angolo, grande padrone, oh mamma mia, Marcello Cozzoli, una tripla spettacolare, ballando in campo, prendendosi anche il fallo, e andrà per possibili 4 punti. Marcello Cozzoli, mamma mia, veramente, grande gara, grande polso per un giocatore che è un tiratore scelto, è evidente. Marcello Cozzi, le sue caratteristiche le conosciamo tutti benissimo. 72-32 che diventa 73-32. Adesso Aquila ovviamente mette tanta pressione a Fondi, soprattutto quando riparte. Romano prova ad alleggerire la pressione con una tripla che non va, il rimbalzo da parte proprio di Luzza. Myers, blocco da parte di Biordi, ancora contro Di Emilio. Myers deve tornare sui suoi passi, bel taglio di fondo, poi Di Emilio 24 che però arrivano sino all'ultimo, poi Di Emilio stoppata da parte proprio di Biordi. Riparte Romano, Requena ruba, Federico Requena, tutto molto bene per quanto riguarda ovviamente la fase difensiva dell'una e dell'altra squadra. Requena aveva recuperato e poi ancora in precedenza la stoppata su Edoardo Di Emilio da parte di Biordi che non ci sta. Myers, il palleggio per Luzza, il piede di Di Emilio, sì, ha visto bene l'arbitro. E allora cronometro fermo quando manca 1 minuto e 5 secondi. 73-32 in questi scampoli di terzo quarto. Ondomenghe sporca, però la palla deve essere data all'arbitro, il ragazzo forse se l'è dimenticato. Si muove Myers, la palla per lui, contro Cozzoli. Luzza, strada chiusa, lì non può assolutamente pensare di andare a canestro. Requena e Di Emilio cancellano questa soluzione. Ancora a fondo, 9 secondi. Rientra dalla rimessa dal fondo, quindi grande difesa di Aquila. In questo caso di Alessandro Azzaro, che sporca, ridando palla praticamente a Luzza, che non aveva abbandonato la linea di fondo. E allora palla persa. Di Emilio per Ondomenghe, taglia Cozzoli il campo, in angolo ancora, la finta, va da Azzaro,
chiuso a Zaro, trova Di Midio, in angolo c'è Rechena, ancora Zaro nella media, fino ad andare fino in fondo lo mette, no, la palla esce ed è di Aquila. Ultimo tocco di un giocatore in maglia blu, qui Azzaro aveva provato nel traffico con due uomini praticamente aggrappati alla sua magliettina numero 5 di trovare anche l'appoggio al vetro, non è arrivato. 73-32, vedremo anche questa soluzione dalla rimessa dal fondo di Aquila. Rechena si muove, palla per Ondomenghe, Cozzoli resta in angolo, isolamento per il numero 19 Ondomenghe, ancora qualche palleggio che disorienta la difesa. Di Emidio interrompe il palleggio appoggiando al vetro, però poi non riesce ad avere fortuna e allora riparte ancora Luzza, si chiude in angolo, Azzaro disturba, la palla è per Myers contro Cozzoli, sguardo al cronometro, mancano 10 secondi, 9, adesso 8, Myers al palleggio, vuole andare Luzza, Cozzoli mani in faccia, buona difesa qui, poi rimbalzo che non arriva, finisce il terzo quarto, Azzaro non ha neanche provato ad andare al tiro. 73-32, Aquila ampiamente in possesso gara quando mancano 10 minuti alla fine di questa 29esima giornata. Ultimi 10 di questa partita qui al Palamangano tra Aquila Palermo e Oasi di Cufra Fondi. Saldamente in vantaggio i biancorossi, 73-32, quanto maturato nei primi 30 minuti di partita. Myers prova a mettere due punti, non riesce. Ondomenghe si apre, Urbani, perno a terra, Azzaro si schiacciata, Alessandro Azzaro che con grande potenza e grande rabbia mette a canestro questo pallone. 7-5-3-2 con Fondi che attacca però muovendosi poco senza palla e perde infatti il possesso. Merletto, passaggio da Rechena, si muove Urbani sotto canestro, adesso deve lasciare spazio proprio da Zaro che commette infrazione di passi e allora palla persa. Cambio per Fondi, esce Romano, i giocatori di Fondi neanche si danno più la mano quando cambiano e rientra il numero 20-21 di Manno. Myers per Lilliu, Biordi gira ancora per Myers che tenta da tre su mani in faccia di Rechena, praticamente a zero difende questo pallone che muore sul fondo del campo. Ampio garbage time questo quarto quarto, Aquila Palermo che ha saldamente tra le mani il quarto posto, anche perché Scauri sta battendo Palestrina, però la vittoria di Aquila in virtù anche degli scontri diretti con Scauri che sono tutte e due a favore regala proprio la quarta piazza finale matematicamente ai biancorossi di coach Tucci, nonostante siano i due i punti di differenza. E Aquila si è attesa dallo scontro con Cassino, sicuramente difficile sul campo di casa dei frusinati. Settimana prossima, nell'ultima partita della stagione regolare in Serie C. 76-32 con Merletto che prosegue in questa scia di tiri liberi perfetti di Aquila Palermo quest'oggi. Lilliu, Merletto ruba per un attimo, adesso Fondi riesce a evitare anche l'infrazione di 8 secondi. Lilliu, il palleggio dietro la schiena, Urbani però mantiene la debita distanza all'avversario. Ondomenghe, il fallo proprio di Bruno Ondomenghe che alza il braccio. Il 5 anche con Merletto, si riprende da una rimessa laterale. Secondo fallo per Bruno Ondomenghe quando mancano 8 minuti e 12 secondi alla fine di questa gara. 77-32 il vantaggio dei biancorossi di coach Gianluca Tucci. Myers si muove lì, palla anche per Luzza che riconsegna il suo numero 10. Luzza contro Rechena, attacca l'aria, il fallo di Rechena,
Ed è comunque l'unica scelta possibile per Fondi, quella di attaccare proprio il pitturato, perché da fuori le statistiche lo dicono chiaramente, non è riuscita la squadra di coach di Fazio a mettere insieme qualcosa di positivo. Se pensate che Fondi ha tirato con un 11 su 46 dal campo, 8 su 29 da 2, addirittura 3 triple su 17 tentativi. Ringraziamo i colleghi della stampa che ci forniscono i dati. Tiro libero che va a segno, 77-33 cambio per coach Tucci, con il rientro in campo di Nicola Giardina per un stoico Federico Requena, che comunque ha fatto fino adesso una grande prestazione, ma che adesso deve guadagnare proprio la panchina per il quarto fallo commesso, quello sui liberi che abbiamo appena visto. Giardina per Azzaro, cambia lato per Merletto, gran passaggio per Urbani, ancora senza guardare, ancora con Urbani che chiude il gioco da tre punti, va a ringraziare giustamente il compagno Daniele Merletto, Merlovisione, anche quando siamo sul 79-33. Urbani ringrazia. Urbani sbaglia il libero ed è forse il primo libero della gara di Aquila Palermo, viene fallito, sporcato questo dato, è 9 su 10 in questo momento, pochi liberi in realtà, perché ovviamente Fondi non ha picchiato tanto, ha concesso davvero troppo ad Aquila Palermo Fondi, e probabilmente questo per Alessandro Azzaro è il quinto fallo. Vediamo adesso se la... eh sì, è il quinto fallo per Alessandro Azzaro, e allora cambio forzato. Azzaro forse non si ricordava di avere quattro falli. Guadagna la panchina, uno sguardo strano anche al tavolo, vabbè, insomma, rientra proprio di Emidio. Si conclude dunque qui la gara di Alessandro Azzaro, adesso vedremo anche i suoi dati, sempre grazie mille ai colleghi della stampa qui al Palamangano. Alessandro Azzaro con 11 punti, una tripla, quindi 100%, tentata solo una, il 50% dal campo, che è sempre una buona cosa, doppia doppia perché sono 10 rimbalzi totali, dunque comunque ha avuto modo Alessandro Azzaro di farsi vedere a referto con 11 punti e 10 rimbalzi in questo pomeriggio del Palamangano. 79-33, Fondi da rimessa per Myers contro Merletto, può cambiare anche campo, esatto, lo fa adesso, Di Emilio attacca, però poi non sfrutta questo vantaggio il numero 21 Davide Di Manno, che comunque conclude la situazione con un buon tiro in sospensione che gli vale due punti. 79-35, davvero pochi 35 punti per Fondi in quattro quarti ancora non conclusi, in realtà diciamo 33 minuti. Merletto da tre, non lo mette, Urbani rimbalzo stoppato, e poi il fallo è di Emanuele Urbani, e poi il fallo è di Emanuele Urbani con Daniele Merletto che non riesce ad avere fortuna, anche perché questo tiro da tre era molto ben costruito, anche ben tirato, purtroppo il ferro ha voluto mandare fuori questa conclusione. 7 minuti scarsi alla fine di questa gara, in esattezza 6:50, adesso Liliu prova a forzare, Ondomeng guadagna un rimbalzo facendo partire Di Emidio con Tucci che chiama i suoi giocatori a scappare in attacco. Merletto, Ondomeng, gran passaggio di Urbani per Giardina che poteva anche andare, Urbani va corto su questo appoggio a canestro, però buona collaborazione anche da parte dei biancorossi. Salva in qualche modo, no, non ci riesce, cercando di ballare sulla linea Davide Di Manno, la sfiora e quindi palla persa. Merletto chiama il gioco, Di Emidio si fa vedere, Giardina fuori dal perimetro, Urbani, il taglio di Giardina che chiede palla, Urbani chiusa la linea di fondo, Merletto, mancano 10 secondi alla fine dell'azione, Giardina riceve per Urbani, finta di passaggio, poi Urbani in sospensione, male, e allora rimbalzo proprio di Angelo Luzza. Myers da tre, mani in faccia, corto, Ondomeng altro rimbalzo, Merletto, adesso la partita è bella che è andata anche dall'atteggiamento delle due squadre in campo, difesa poca sinceramente,
Coach Tucci prova a strigliare anche un pochettino i suoi, richiamando la marcatura e chiedendo anche il gioco al proprio play. Eseguito Merletto, Giardina blocca, Merletto trova Di Emidio che può andare anche lui da solo, Giardina aperto, Urbani schiacciato per Giardina che appoggia due punti, bella soluzione, gli applausi del Palamangano per altri due punti, Urbani e Giardina, è loro la firma dell'81-35. Fallo da parte di Merletto, sì, probabilmente sì, di Giardina, sì, il fallo è di Giardina. Cambio pronto per Fondi, sta per rientrare anche Di Marzo, primo fallo per Nicola Giardina, comunque ben speso anche per evitare che l'avversario arrivasse facilmente al tabellone. Tra l'altro Aquila esaurisce il bonus, mette il primo, Luzza. Secondo non entra, allora Urbani è a rimbalzo, 81-36. Di Emidio, si fa vedere Merletto, anche un Domenghe che è senza marcatura. Merletto taglia campo, la palla per Giardina, proprio per Merletto che si è costruito lo spazio. Giardina può bloccare, la palla è di Emidio. Un Domenghe si alza da tre, non lo mette, ma è molto sfortunato. Urbani, altri 14 per Aquila. Presidente Fondi non è riuscita mai a contendere un rimbalzo ad Aquila Palermo. Un Domenghe entra dentro il pitturato, cerca Di Emidio, chiusa la strada, la palla comunque torna da Di Emidio, qua prova a sbattere addosso, infrazione 24 che non arriva perché la palla è recuperata da Fondi. Giardina, bello questa apertura, molto bella. Lilliu, salva palla. Urbani va in faccia, Giardina combatte, guadagna rimbalzo per Di Emidio che apre per Urbani, potrebbe andare fino in fondo Urbani, stoppato col fallo però. Stoppato col fallo da parte di Igor Biordi che se la prende anche un po' con il direttore di gara. Ovviamente proteste sempre nei limiti della correttezza, della normalità, ci può stare. 81-36, cambio proprio per Fondi, esce il numero 23, Angelo Luzza. Rientra Orlando Di Marzo. Urbani non mette il primo. 81-36 e diventa 82-36 con il secondo libero di Urbani. 4 minuti e 35 secondi con Aquila che vedete continua ad allungare la difesa non volendo concedere affatto campo facile a Fondi. Questa è una gara che ovviamente prepara anche i playoff qui a Palermo, sarebbe anche sbagliato non dirlo. Buona questa scelta da parte di Lilliu, che se davvero c'è da salvare qualcuno di Fondi probabilmente è lui, l'indiziato numero uno. Giardina, end off per Di Emidio, ancora Giardina, si va da Ondomeng, in angolo Merletto, Ondomeng fa girare la testa Aquila con questi passaggi, gli avversari, Giardina liberato al tiro, ancora per Urbani, qui Fondi però riesce a ritrovare il bandolo della matassa e rubare palla. Lilliu prova a forzare da tre, rimbalzo di Ondomeng. Tucci chiede ritmo ai suoi, Di Emidio, mano mancina, apre per Merletto, finta, ma c'è il tocco probabilmente, ha toccato la linea, sì, la linea di Merletto, questo ha visto il due arbitrale, Dario Lombardo e Antonio Giuseppe Giordano. Primo arbitro ovviamente Giordano. Myers da tre, lo mette, bella tripla. Adesso è puro garbage time, ma veramente tanto, perché siamo sull'82-41 e il vantaggio di Aquila è 41 punti. Ondomenghe, Di Emidio, tanto spazio, allora lui lo sfrutta. Ondomenghe da tre, non lo mette, Giardina rimbalzo, palleggia su una zolla, verosimilmente, perché quella deve essere. Il Palamangano è pieno di queste trappole e Giardina ha proprio visto la palla bloccarsi a terra e avrà beccato una di quelle zolle, perché di questo si tratta il Palamangano. Di Emidio per Merletto,
ancora Di Midio che può attaccare avendo un po' di campo. Merletto apre Urbani, Ondomenghe si muove adesso, Urbani per togliere anche campo. Merletto, mamma mia, da casa sua non entra. Allora Giardina che combatte con Orlando Di Marzo, che si lamenta un pochettino della verve del giovane ragazzo, che ovviamente proprio per dall'alto della sua classe 1998 ha tutta la voglia di comunque farsi notare, quindi ci può anche stare che combatta anche su un pallone verosimilmente morto come quello di poc'anzi. 82-41, 2 minuti e 38. Prova Giardina! La stoppata di Nicola Giardina, che oltre a combattere sulle palle morte fa vedere quanta voglia abbia, cancellando questo volo. Fondi, 9 secondi per concludere questo possesso. Ondomenghe taglia strada, bella difesa qui di Ondomenghe. Myers deve tirare un pallone dell'Ave Maria, ma la palla è uscita fuori. Allora 24 secondi anche terminati, 2 e 23, cronometro era fermo, arbitro che chiede di ritornare sulla rimessa dal fondo. Merletto, sono le battute finali di questa 29esima giornata. Aquila Palermo che verosimilmente vincerà questa gara. Siamo sull'82-41 contro Fondi, che non è condannata proprio in virtù dell'esclusione da parte di Napoli, che ovviamente ha, insomma, senza troppi giri di parole, indegnamente cambiato questo campionato, perché sono stati, lo sapete ormai, annullati praticamente tutti gli incontri di Napoli. Aquila Palermo nella seconda giornata aveva battuto l'Azzurro Basket Napoli, quei due punti conquistati sul campo in maniera ovviamente molto sudata dai biancorossi di Cocciutucci sono stati cancellati come se non fossero mai esistiti. Questo ha comportato la perdita del terzo posto di Aquila Palermo, che in quel momento era appunto terzo. Adesso comunque Fondi avrà la possibilità di cercare la salvezza nei play-out. Di Emilio, mancano 3 secondi, la panchina glieli chiama, grande assist per Giardina, la palla che canta di Edoardo Di Emilio. Nicola Giardina mette il suo sesto punto ed è sicuramente il record in carriera per Giardina. Merletto ruba con una magia per Urbani, schiacciata di Emanuele Urbani che fa impazzire il Palamangano. Titoli di coda su questa gara, 87-41. Biordi ancora da 3, non la mette assolutamente. Giardina prova a disturbare, ce la fa e recupera palla Nicola Giardina. Ondomenghe fino in fondo, vuole andare lui. Ondomenghe col fallo, buona soluzione qui. È andata dalla lunetta, manca 1 minuto e 30 secondi, 87-41. Vittoria, doveva essere vittoria stata da parte di Aquila Palermo, che blinda così matematicamente il quarto posto. Adesso il calendario prevede una trasferta ovviamente in quel di Cassino, ve l'abbiamo già riferito, trasferta ovviamente difficile, sarebbe stata molto bella da vedere qualora avesse ancora riguardato la lotta al terzo posto. Purtroppo non sarà così. Cassino, non sappiamo il risultato della sua gara, però verosimilmente dovrebbe aver messo in ghiaccio anche il terzo posto, e quindi sarà l'ultima uscita prima dei playoff, dai quali si azzera tutto. Un altro campionato che inizia. La partita, il primo turno, vedrà impegnato verosimilmente Aquila e Basket Scauri, con fattore campo in favore di Aquila. Questo vuol dire gara 1 al Palamangano, gara 2 in trasferta contro la squadra che affronterà l'Aquila Palermo, in questo momento Scauri, e l'eventuale gara 3 al Palamangano. Tripla da parte di Myers, 88-44. Mancano 1:14. Ondomenghe, Merletto, diamo anche una veloce lettura dei punti singoli di Aquila Palermo con Marcello Cozzoli, mattatore ovviamente di giornata. Merletto qui, grande assistenza per Urbani che va corto, e allora ci sono i 9 punti di Federico Recana, gli 11 di Azzari, 27 di Cozzoli, gli 8 punti da parte di Merletto, i 12 di Emidio, con i 9 dalla panchina di Urbani, 6 di Giardina, i 2 di Antonelli, 4 di Ondomenghe, per Fondi balzano ovviamente all'occhio i 16 di Lilliu, l'abbiamo detto, trascinatore dei suoi anche con 3 rimbalzi totali.
88-44 con Cassino, che adesso ci arriva la notizia, vince. Vince di 20, quindi mancano. Verosimilmente anche lì mancheranno pochi giri di lancetta. Allora, terzo posto per Cassino, quarto posto per Aquila Palermo. Senza Napoli sarebbe magari andata diversamente. Sicuramente la si giocava a Cassino settimana prossima, però tant'è. 88-45, mancano 40 secondi. Aquila non può restare con palla in mano perché ancora c'è un possesso di distanza, insomma, cioè, prima della fine c'è un possesso. Quindi Urbani per Merletto, Urbani, altri due punti per lui. Applausi dei tifosi. 90-45. Il doppio dei punti messo a segno da Aquila su Fondi. 17 secondi, c'è una discrepanza, mancano 7 secondi alla fine dell'azione. Myers decide di andare da 3. Poteva fare qualcosa di meglio sicuramente, ma la partita ormai è andata ovviamente. Di Midio si esibisce anche in qualche palleggio di calcio. Finisce qui, mancano 10 secondi, Verletto terrà palla in mano. Gli applausi del Palamangano per questa vittoria, l'ultima in casa nella stagione regolare da parte di Aquila Palermo. E allora finisce qui, Aquila Palermo batte Oasi di Cufra Fondi a Palamangano nella 29esima giornata, 90-45. Quarto posto, conclude la stagione regolare al quarto posto Aquila Palermo, che è incappata in qualche passo falso in questo campionato, in questo girone C. Però si presenta nei playoff alla ricerca della forma migliore, ma comunque con la consapevolezza di potersela giocare davvero con tutti. E allora ribadiamo il finale: Aquila Palermo batte Oasi di Cufra Fondi 90-45 a Palamangano. Prossima settimana trasferta a Cassino, poi saranno playoff, sarà post season. Un ringraziamento e un saluto da parte di Lorenzo Anfuso, arrivederci.